sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. Sei all'ascolto di K-Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. Ehi tu, sei su K Radio? Guarda che ti controllo, eh. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. kradiobologna@gmail.com. E ovviamente, come un orologio svizzero, vi do il benvenuto in tutto il mondo. Sono le ore 16, pensate un po', eh. Prima erano le 15.59, ora sono le 16.28 secondi e 23 decimi, con la voce ovviamente di Maurizio Delfino DJ per Note Web Radio. Invece per K-Radio, K-Radio Italia, K-Radio Bologna, K-Radio Emilia Romagna, K-Radio Europe, intanto salutiamo la Giulia, bene bene bene, non ho appena detto nemmeno il numero telefonico, 345 100 39 00, se volete dire anche la vostra in diretta mondiale, questo è il numero di K-Radio. Benvenuti signori, è venerdì, finalmente è venerdì e finalmente tutti dovranno ritornare nei luoghi di lavoro. Stop a tante assenze, non tutti al mare, comodo, sempre tutti a coprire i servizi, qui in particolare dalla rete di Ferrara, che stanno succedendo cose turche. E poi da lunedì invece saremo in un'altra città all'ombra delle, non dico altro, oh, bip, 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 bip. Allora, sapete che la vita ci mette ogni giorno alla prova e a volte sono prove complesse, difficili. Anche io sottoscritto come direttore artistico di produzione, editore anche di, ovviamente, l'altra nostra sorellina, nata così, così per caso, Note Web Radio, in più tutte le altre emittenti in radio, audio, podcast che seguono. Sì, questa vita materiale è veramente strana, ma anche a livello di tecnologie interattive, ma anche di persone, ne parleremo tra un po', anche sulla gelosia, sull'invidia. E beh, io sentirei lui, è lui che mi deve portare ancora il gilet, non lo so. Se riusciamo a sentirlo, certo che lo so. Intanto oggi in prove, diciamo test, perché siamo in trasmissione sperimentale fino al 5 gennaio 2022, poi tutti dovranno pagare. Ora attualmente è gratis tutto quanto del brand radio, televisioni, web radio, web tv, più che ne metta. Dopo tutti dovranno pagare. Stop, la parola gratis è cancellata. Non esisterà mai più. Mai. I conduttori probabilmente saranno percepiti da uno stipendio, ma vedremo questo nel 2025 o 26, 27, non si sa, oppure abbiamo già chiuso. Sì, perché diamo molto fastidio, lo so, e deve essere così. E tutti ci copiano, sì, ci sarà un perché, perché siamo i migliori, forse, non lo so. Ci sarà l'astronave degli UFO che lo diranno. Ma la vita, c'era anche la canzone, ricordate?
e la vita è bella, basta avere l'ombrella. Non è detto che il weekend, per coloro che ci ascoltano in diretta mondiale, anche su www.letteralmente.info, anche in questo momento, tra l'altro ci sono delle belle novità, io non vi dico nulla, andate sul sito, www.letteralmente.info. Dovete viverla nel meglio possibile questa vita materiale e cercate di fare quello che vi credete. Non essere offensivi con gli altri, ma tutti devono lavorare. Tutti cosa significa? Dai governatori, dai consiglieri regionali, consiglieri comunali. Qui ci sono tante cose che fanno veramente non schifo, ma da vomitorio. Ok? Mi fermo qui, perché noi portiamo beneficio, solarità, serenità, non attacchiamo mai nessuno, però quanto ce vo, e sì, perché siamo gli unici ad trattare questi argomenti delicatissimi, visto che i nostri brand fanno parte di arte, cultura, spettacoli demenziali, astronomia, astrologia, ci occupiamo di tante situazioni che gli altri non fanno, ok? Seguiteci, ascoltateci, poi abbiamo i migliori anche del gruppo Yoga Network, da Paolo Tofani, da Claudio Rocchi, dico è tutta gente ultra stimata, preparatissima, specializzata, non solo a livello tecnico, musicale, artistico, sono stati in RAI, non so se mi spiego, RAI, Radio Audizioni Italiane. Signori, vai Katiuscia, che sì, c'è anche lei, c'è Piripicchio in regia, il gallo non c'è perché è andato con la gallina a fare coccodè, e signori e signori siamo pronti con Alessandro di Televallata, vediamo un po' come procede il tutto, poi più tardi ci collegheremo anche con Bismarck, se riusciamo, perché la stagione mi dicono che non è tanto bella, ma come anche qui nel weekend, domani l'altro qui dove vi stiamo trasmettendo dalla rete di Ferrara, non propensa molto bene, tutto mezzo nuvolo, come le persone, cioè il tempo ultimamente, le condizioni climatiche, come il digitale terrestre, vanno così, è inutile. Dobbiamo rassegnarci, dobbiamo essere sereni, altrimenti tutti ci ammaleremo, facciamo Radio TSO in edizione speciale, prima o poi, Bene, 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 sentiamo lui, ovviamente questa signori è K Radio Emilia Romagna oggi, in versione Italia, in versione estivale, continente Europa, allora vediamo un po' se siamo fortunati, è certo che siamo fortunati, è lui in diretta mondiale, certo che lui... Benvenuto, non è possibile. Mondiale è una parola grossa. Lei mi deve comunicare qualcosa che si era stato detto? No. Dov'è? Nel Burundi è su un'astronave? Sta partendo? Sì. Dall'Italia? Non ci puoi parlare. No, ma c'è un posto che vengo anch'io su nell'astronave? Perché oggi dobbiamo trattare l'invidia e la gelosia. Però a lei, lo so, quando ce vo, e lei, mi scusi, visto che sa tutto, quasi tutto, ma no, forse io lo batto, non lo so, però ultimamente mi batte lei, non lo so. Cosa sta succedendo a questo LCN 92? Diamo la notizia ufficiale, non più ufficiosa, prego. Ma sta succedendo che abbiamo dei problemi tecnici, anche adesso siamo a nero. Allora? Pensavo che era tutto risolto. No, abbiamo risolto, ma mi sono accorto adesso che non è stato risolto niente. Adesso infatti durante la tua chiamata ho proprio visto questa cosa, però devo capire adesso quale sia il problema. Tu devi pensare, caro Alessandro, che qualcosa di noi nella vita precedente abbiamo fatto qualcosa di male. Tu sai no, che... io no, scusami, ho fatto un omicidio. Non lo so. E allora tu sai che la vita materiale, cioè la nostra vita materiale, noi abbiamo il dovere di viverla al meglio. Armonia, serenità, benessere. Ma se ti arrabbi la prima mattina, quando tu esci coi piedini, cioè ti sembra possibile andare avanti così?
Ma vorrei sapere la tua espressione, perché mi sto preoccupando, Cioè, prego. Di cosa, scusa. Cucù. Cosa devo dire? Quello che vuole. Bisogna vivere bene, ma come fai a vivere bene in un mondo così? Cioè, è impossibile. Esatto, non andare a votare questo in primis. Ma la vita, caro Alessandro, di cognome Brusa, italiano proprio svezzato, la vita ci mette ogni giorno alla prova, caro Alessandro. È così o mi sbaglio? Sembra quasi che ci sia qualcuno che si diverte a creare degli indizi, dei Ecco, problemi. esatto. Allora, è la piovra o sono i suoi tentacoli che c'è questa specie di ruffianeria che lo comunica la piovra? Perché bisogna capire, io ho difficoltà ultimamente, sai? Ma io non ho capito cosa sia, però qualcosa di strano c'è. Ma tanto strano, perché noi stiamo vivendo prove, io non so se sono prove terrene, prove difficili, complesse, da ufficio complicazioni, cioè non lo so, non lo so, non lo so, mi dica, io mi sto preoccupando, ma molto. Secondo me, si nutrono, i pendoli si nutrono delle nostre energie, quindi si cercano di Bravissimo, creare oh, l'energia, esatto. Oltre i sette chakra, andiamo più sul profondo. Ecco, non è la trasmissione giusta perché questa è cultural demenziale, più demenziale che culturale. Comunque, giusto per stare una mezz'oretta in compagnia in diretta mondiale, ho fatto la rima, ma che poeta. Ma io ho capito così, l'invidia cosa può provocare, Alessandro? Che cosa? Che cattiveria. cosa? Cattiveria. In primis, esatto. Cioè, io la vedo più per uno stato di profonda prostrazione, secondo me, in alcuni casi poi, perché esiste l'invidioso che può assumere comportamenti aggressivi, anzi, a volte anche con qualcos'altro, non solo in voice, ma anche con di strumenti, anche nei luoghi di lavoro che sono proibiti, non ci sono controlli dei NAS, non lo so, non lo so. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Dimmi. Cioè, Veramente sto lavorando, non è che posso pensare mentre lavoro. Va bene, allora arriviamo a casa nostra. Allora, questo DTV 92 ce la possiamo fare a fine weekend? Sentirò Bruno cosa mi Dai, dice. volentieri, dai. Avete novità nel palinsesto in Real Day PM da metà settembre più o meno? Sì, sono in arrivo nuovi programmi. Da quanto? 16, 17, che è un venerdì, dimmi. Wow, ottimo. Lunedì. Roger, approvato. Li puoi dire se hai delle novità? Per carità, hai carta bianca, come disse chi inventò i rotoli di carta igienica, prego. Si chiamerà Voci d'Oro, Ma chiamalo Zecchino d'Oro, scusa. Non ce la posso fare, la linea cade, ho l'impressione che Katiuscia mette. Voci d'oro. Beh, mi sembra tipo, non so, qualcosa di canoro. Voci d'oro. sì, non sbagli affatto. Ma la produzione è proprio triche-trachete o sono tramite terzi, quarti, quinti? Terzi, quarti, quinti. Forse ho capito. Vabbè, c'è posta. Poi l'altra novità? Momento questo. Ma non c'è uno speciale di un telegiornaletto esaltato per caso con un conduttore giovanetto? Giovanotto? Quello siamo in procinto, ma siccome non è certo, non posso dirlo. Aia. Stiamo cercando gli sponsor, cioè lui sta cercando gli sponsor, io ne faccio anche Lo so. Io veramente anche lì hai trattato un discorso che anche qui molta gente ci prende in giro. Io avrei qualcuno si tira anche in diretta 345-100-3900 i nostri numeri verdi di portare voci di esercizi commerciali che stanno rompendo, ma veramente, che dicono che non hanno soldi addirittura per pagare 2 euro a spot oppure
non, eventi 50, 100 euro, dove all'anno sono andati via 6-8 volte per 15 giorni, 20 giorni con la famiglia o Pinco Pallino, 6-7-8 volte. Allora vedi che i soldi ci sono? Cari ristoratori, tanto per dirne uno, albergatori, agriturismi, mi fermo qui perché sennò ne avrei tanto da dire, cominciando da Brunetta, andare in giù. Andare in giù però. Certo, non in su, sei tu che vai in su. Noi andiamo in alto, nell'obelisco, ci arrampichiamo, raggiungiamo il MISE, e il MISE cosa fa? Ci fa chiudere, tra un po'. Ben. Cosa sta succedendo? Che l'abbiamo annunciato 9 volte, anche le frequenze in FM della radio svizzera italiana, anche lì c'è crisi. Novità invece per San Marino TV. Finalmente in tutto il territorio nazionale, sembra, io ci credo come un pagliaccio in paradiso, perché nessuno, neanche la RAI, ti copre. Come, scusa? Io non vedo neanche nella normalità. Sì, esatto. Possiamo dire che non sarà più presente sul MUX 51 UHF, anche se tu parli col tecnico di alta frequenza, queste cose non le sanno. Io credo che sia arrivato il momento di fare delle diffide, stop a queste prese in giro, da televisori nuovi che ci fanno... No, bisogna che facciamo qualcosa, ma al più presto, da qui a 4 anni, l'Italia è svenduta, è ora di svegliarci, non andiamo più a votare. Tutti coloro che si sono divertiti, bene, metà stipendio, l'altro metà stipendio va a finire ad associazioni che si meritano, editori che hanno avuto difficoltà a continuare l'avventura, pronto soccorso, Croce Rossi che hanno bisogno, servizi utili, oppure vanno in, non so, nei carceri a fare giardinaggio, ma non onorevoli senatori, sempre andare in televisione, mai fare territorio, compreso tutti quei bip bip consiglieri regionali, statali, comunali, ministeriali, tutti in galera devono andare, perché quanto ci vuole, ci vuole. Compresi i servizi che gestiscono il personale e organizzazione. Che sono lì per lo stipendio? Come? Dimmi. Sono lì per lo stipendio? No, gli lasci metà anche se non se lo meritano, perché non sono specializzati, possono essere qualificati, idonei. Non sono io a giudicare, perché ogni persona, cioè io ne so parecchio, a pacchi. Però, capito? Chi di dovere? Il direttore, il responsabile, questi qui invece cosa vanno? Oltre che non essere presenti nello smart working, vanno nei negozi, qua, su e giù, e poi hanno, diciamo, le talpe, le talpine, i ruffiani, i ruffianetti, poi mezzanotte e l'una vanno a trick e tracket, e poi vanno a fare la mangiatina, la riunione, poi arrivano alle 9, 9 e mezza, alle 10, ma è così che si fa. Chiudiamo la diretta, perché se no mi fai venire nervoso. Dillo a me, che sono non nero ma nerissimo. Allora, l'argomento è invidia. Andiamo alla gelosia, allora. Cos'è la gelosia? È quando io ti faccio un regalo e un altro dice: com'è che lo fai a lui e non a me? Ma devo ridere una battuta tua? Non ho capito. No, è la verità. No, visto che tu sei un comico, scusami. Ha fatto un esempio così tutti capiscono. Sai, secondo me invece la gelosia proiettata proviene che cosa? Entrambi i sessi, che sia uomo, donna, dai tradimenti, dagli esperimenti, dalla fase, diciamo, anche in un rapporto così sessuale, esistono la fase primaria, come io il fotografo, il tipografo, non è che io sono saltato addosso subito, magari. Abbiamo fatto una passeggiata nella festa dei cani. È un tipografo? Certo, un tipografo. C'è anche il fratello del tipografo, ti interessa? No, te hai fatto una passeggiata col tipografo. Certo, ma lo sa tutto il mondo, scusami. Ma chi è questo tipografo? Circa, insomma, su e su per giù sono quelli. 40, 50. Fuochino? 50. 38. Silenzio che 38. Non lo sa nessuno, Un giorno ti farò sentire la sua voice. E che voce? Ascolta, te la fai con uno
di 38. Siamo in diretta mondiale? Ma non puoi dirti che... Io posso dire quello che mi pare, per Notte Web Radio io sono editore. Te l'ho già detto due volte. Te la fai con uno di 38? No, la tipografa, non i tipografi. Il tipografo mi fa i biglietti da visita, sveglia. A proposito, gli adesivi, quant'è che me li porti gratis? No, ascolta, ti porto io un gancio. Ascolta, io lavoro 12, 14, 16, 21 ore al giorno. Oggi, oggi farò, non so, 16 ore al giorno. Oggi, ma ho dormito tre. No, ma. Ci sentiamo dopo. Ascolta, ti porto. Chi vuoi? Mauro? Giovanni? Ti va bene? Mauro. Ma. Ecco, va bene. Allora, il caro Alessandro, lo so, è così, è così. Va bene, adesso vediamo di sentire il mio segretario, è così, lo so, lo so. Diamo un po' fastidio, ma dobbiamo dare fastidio. Ricordo che stiamo scherzando, ma fino a un certo punto, perché il gioco è bello quanto è corto, perché prima o poi in Italia i nodi verranno al pettine. È così, caro dottore, che i nodi verranno al pettine? Pronto? È sparito? Dottore, dove è finito? Pronto? Eccolo. Non lo sentivo più, mi stavo preoccupando, era in doccia. Digli che faccio ancora un altro corso lì. Sì, regia. Anche due. Anche una corsetta. Lei l'ha già fatta la corsa campestre? Ma corso sì, in bicicletta l'ho fatto. Ecco, allora io stavo parlando dell'invidia con Alessandro, che si è preso una nota, oggi se ne prende un'altra nota di demerito. Okay? Siamo in diretta? Sì, purtroppo sì. Con lei invece voglio affrontare il problema gelosia. Ma io con voi due non c'entro, mi distorzo. No, ma ci sei solo te e io. No, tu prendi nota, Ha già due note di demerito nel corso della settimana. Alla terza è sospensione momentanea. Allora, cosa ne pensa della gelosia delirante? Mi dica che lei sa tutto. Specialmente sulle live sui social. Io le chiamo le guerre spaziali, è una cosa, guarda, pazzesca. Beh, diciamo sono di tendenza al deterioramento, cioè al tradimento, poi, cosa intende? Perché poi, alle fantasie, cosa. Lei alle fantasie da piccolo faceva le casine, i vari colori, gli alberi, e da poi, grande cosa faceva? Quali fantasie? Io volevo dire anche un'altra cosa, a parte dopo ci sono anche dei bambini sotto che ascoltano e poi dopo imparano le parole. Esatto, si chiama dipendenza, ripeto, dipendenza affettiva. Alla faccia invece di Radio Studio 105, che loro continuano ad andare avanti, non vengono richiamati, non dico multati, richiamati, poi la terza volta si interviene la sospensione. Te l'ho sempre detto, il programma dello zoo è fa parte del copione, te l'ho detto ancora. Intanto c'è un'altra notizia, ansia. È stato ricoverato purtroppo di nuovo per l'ennesima volta in questo periodo Silvio Berlusconi, non Pier Silvio, il patron di Finivest Mediaset, si trova attualmente in ospedale. Noi invece abbiamo l'ansia di tutti i giorni. Sei fantastico, ti adoro. Peccato che lei è nel Veneto, ma veramente. Specialmente quando ci commentano lì su Facebook che ti stressano in una maniera. È vero. Infatti sarebbe bene, non so, non rispondere più, così ci occupiamo di altro. A me quando mi commentano delle cose che non mi piacciono io non gli rispondo mica.
se invece commentano come si deve, allora io gli rispondo, o se no non niente. Sì, perché oggi, tramite il laboratorio K, dovevamo occuparci solo di cultura. Invece qui è cultura arrabbiamento. Ecco perché stiamo in linea molto ora che chiudiamo questa diretta mondiale. Arrabbiatura, sì, che non c'entra con la ratura, no. Se no dobbiamo fare ararara, radio, tv. Sì. me lo segna, che è interessante questa cosa. Sì, bene, la trottola continua. E chi è che mi scrive? Ah, dobbiamo chiudere. C'è Catius che mi dice benissimo, la trasmissione è stata molto interessante, molto culturista. E... Bene, ottimo servizio. Va bene, allora Maurizio dice, Maurizio il Delfino, io non so nemmeno chi sono, cosa faccio, mi occupo della consulta, di che non lo so. E Lori Stella, anche lui, fa tante 800 milioni di situazioni. Diamo appuntamento momentaneamente perché siamo occupati, lo so. È tardi e la linea ritorna alla rete mondiale. Ciao a tutti. Ciao. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, buonanotte, dipende quanto ci ascolterete. Ciao a tutti, grazie, buon proseguo, i migliori saluti e meditate, gente. Riascoltate la trasmissione, dite la vostra. E io mi sono espresso come editore per Note Web Radio e come direttore artistico, ripeto, questa è stata una trasmissione così di show, ma non da, tanto da candy camera, perché è la verità. Termina qui K Cultura, grazie e buon proseguo. Vai Katiuscia, alla prossima. Sei all'ascolto di K Radio, www.letteralmente.info e in versione podcast su Spreaker, Spotify e iTunes. Notizie ed eventi, arte, poesia, cucina naturale e come risparmiare per vivere meglio. Ascoltaci e visita il nostro sito. Laboratorio K, illumina la tua anima. kradiobologna@gmail.com. Sei all'ascolto di K Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info. Dal passato un nuovo presente. kradiobologna@gmail.com.